Enzo Paolo minaccia il ritiro dopo aver assistito alle scene bollenti nella casa del GF tra Shaila e Lorenzo. Ecco i dettagli. La passione tra Lorenzo e Shaila è ormai incontrollabile e la regia è costretta a censurare le effusioni durante la serata di Halloween. Scopriamo cosa sta accadendo nella casa del GF. GF, Shaila e Lorenzo non frenano la passione. La regia deve censurare. Ormai la love story tra Shaila Gatta è l'argomento principale del Grande Fratello. I due infatti, dopo settimane di tentennamenti causati dall'indecisione della ballerina, hanno deciso di lasciarsi andare durante il soggiorno al Gran Hermano ed ora non si trattengono più. Nella casa inquilini e telespettatori assistono di continuo a scene infuocate, tanto che la regia è stata costretta più di una volta a censurare i due innamorati. Così è accaduto a Ancè durante la notte di Halloween, e proprio l'ultima delle clip viste in diretta dai fan ha sollevato molte polemiche contro la coppia. Questi hanno superato proprio il limite della decenza e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità e viscidume. Mi vergogno io per le loro famiglie costrette a vedere questo squallore. Che imbarazzo. Cancelletto Grande Fratello pic.twitter.com/76f0ju3i. Enzo Paolo Turchi sbotta e minaccia di uscire. I coinquilini di Shaila e Lorenzo hanno iniziato a manifestare insofferenza per questa situazione e per il non rispetto di Javier, che in più di un'occasione era presente a queste scene. Tra i più c'è Enzo Paolo Turchi, che in giardino con gli altri inquilini si è sfogato molto duramente contro la neocoppia. A prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip, allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco, ok, allora capisco l'utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po' finte, come gran parte del pubblico. Anche Enzo Paolo crede che sia tutto fatto per ottenere clip in puntata. Se non c'è il senso, diventa tutto spettacolo e allora facciamo i balletti, che è meglio. Ma noi dichiariamo che i balletti sono spettacolo. Ci stanno spettacoli belli e spettacoli brutti. Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono, è meglio farmela amica. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì, me ne vado. Lo sfogo del coreografo è stato molto forte. Chissà se Signorini tratterà la questione in diretta lunedì prossimo.